Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi come al solito un nuovo video a tema Harry Potter. Ho recuperato un pezzo molto molto interessante che vi farò vedere tra poco, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri, cumulabile con tutte le iniziative in corso di Pumpling, e sempre in info box invece trovate il link alla mia vetrina Amazon, link dove trovate un negozio realizzato da me in collaborazione con Amazon con tutti i prodotti a tema Harry Potter che avete già visto sul canale ma che vedrete anche in futuro, e naturalmente acquistando tramite questo link aiuterete il canale a sostenersi, ma troverete anche tutte le novità che porterò più avanti sul canale, quindi anche un modo per fare un po' di spoiler. Ma detto questo ragazzi, cominciamo col nostro video e prima di aprire questo pacco, questo acquisto potteriano che ho fatto su Amazon, voglio segnalarvi l'uscita di questo libro che mi ha gentilmente inviato Magazzini Salani, che ragazzi avrete già riconosciuto, è la replica del libro che abbiamo visto nella serie Netflix Lupin. E ragazzi, quando ho visto questa uscita sono andato fuori di testa. Questo volume ha un costo davvero basso secondo me, costa solo 12 euro. E vi lascio il link sotto in info box. E nonostante il prezzo sia davvero così basso, è di una qualità davvero impressionante. Mi piace tantissimo la copertina. Adesso andiamo a togliere questa fascetta che ci spoiler appunto che arriva dalla serie TV. E ragazzi, questa è l'esatta replica del libro che Hassan riceve da suo padre. Ed è davvero molto molto bello. Troviamo qui sulla costa Arsenio Lupin, ladro gentiluomo, e si tratta del romanzo integrale di Maurice Leblanc. E ragazzi, secondo me è stata una vera genialata andare a fare una nuova edizione riprendendo a tutti gli effetti la copertina che abbiamo visto su Netflix. E all'interno, oltre al romanzo naturalmente, troviamo anche un piccolo inserto di circa 8 pagine, se non sbaglio, con alcune delle immagini a colori tratte dalla serie Lupin. Serie che a me, devo dire, è piaciuta. È una serie un po' alla Casa di Carta, una serie da guardare con molta leggerezza, ma è una serie che mi ha intrattenuto. L'ho vista in, credo, 2 giorni, perché comunque si lascia guardare, mi ha preso. E niente, io ve la consiglio, vi consiglio sia la serie e poi naturalmente di leggere anche il libro delle avventure di Lupin, che io sinceramente non ho mai letto e che coglierò l'occasione di farlo proprio grazie a questo invio di Salani. Quindi, qualora foste interessati a questa bellissima edizione, che poi ragazzi la copertina ha sempre quella nuova finitura soft touch che a me piace tantissimo, e niente, mi sono un po' perso, ho un po' divagato, ma comunque ragazzi sotto l'info box trovate il link per acquistarlo. Io ve lo straconsiglio. Ma adesso passiamo al pezzo più succulento di questo video, Harry Potter. Ragazzi, io è da tantissimo tempo che cerco una Ford Anglia da poter aggiungere alla mia collezione. Ce ne sono tante, ne ho viste anche alcune al Warner Bros. Studio Tour, proprio lì allo shop, ma non mi convincevano. O erano troppo piccole, o erano troppo poco dettagliate, o erano troppo giocattolose, non mi sono mai piaciute. Però qualche settimana fa, mentre ero a letto e stavo girovagando su Instagram, ogni tanto vado a guardare i tag di Harry Potter su Instagram, ecco che mi appare una Ford Anglia. Una Ford Anglia all'interno di una collezione. Mi ha colpito subito perché era davvero ben fatta, era delle dimensioni giuste, quelle che piacevano a me, era molto rifinita, dettagliata, e io già pensavo nella mia testa che avrebbe avuto un costo spropositato. Ma andando un po' a documentarmi, ho chiesto a questa persona dove avesse preso questa Ford Anglia, e parliamo di una ragazza inglese che ha un suo account Instagram che purtroppo adesso non ricordo, nel caso ve lo lascio in info box. Ragazzi, mi ha detto di averla acquistata su eBay. Siamo riusciti a risalire alla marca di questa macchina e ragazzi, ecco che poi la stavo per acquistare su eBay, ma a tempo perso ho guardato anche su Amazon, dove invece costava meno. E alla fine l'ho presa lì. E ho scoperto che esiste un'azienda, che ahimè non conoscevo, che si occupa di repliche di veicoli cinematografici.
Quindi questa azienda produce le macchine di Batman, produce la macchina, la Ecto 1 dei Ghostbusters, produce la macchina di Supercar, produce queste miniature di macchine famose. Ebbene ragazzi, produce anche la miniatura della Ford Anglia. Io non lo sapevo ed eccola finalmente qui tra le mie mani. Si tratta delle Hollywood Rides. Io ragazzi naturalmente vi lascerò il link sotto in info box. In questo caso non sempre, ma in questo caso è anche in abbinato una minifigure di Harry. A me sinceramente della figure di Harry frega ben poco, ve lo dico chiaramente, ma mi piaceva moltissimo la Ford Anglia, che è interamente in metallo, infatti pesa davvero tantissimo, e adesso la andiamo ad aprire e a guardare assieme. Cosa interessantissima. Qui sotto nella scatola c'è anche scritto che si tratta di un prodotto ufficiale sotto licenza Ford, perché naturalmente si parla di una Ford Anglia che ormai è diventata praticamente un mito. Ragazzi, adesso spero di riuscire ad aprirlo senza fare grossi danni, perché non vorrei rovinare del tutto la scatola, ma ho già visto che forse mi servirà un cacciavite che io ovviamente non ho. Quindi quello adesso lo andremo a vedere in un secondo momento. Ok ragazzi, ho perso circa 10 minuti per trovare un cacciavite giusto per poter svitare le due viti che c'erano sotto alla macchina, che la tenevano unita alla scatola, e finalmente ci sono riuscito. Ecco qui la macchina, ragazzi, devo dire che è davvero molto molto bella così come era apparsa in foto. Gli sportelli della Ford Anglia si possono aprire entrambi, all'interno possiamo vedere tutto, i pedali, il volante, il cambio, è davvero ben rifinita, ci sono anche tutti i vari specchietti, sia qui davanti quelli retrovisori, abbiamo anche tutti i vetri presenti, e sul retro la targa anche davanti riporta la scritta Harry Potter, col classico logo di Warner Bros, col classico carattere di Warner Bros. E come vi dicevo è tutta in metallo, anche il cofano sul retro si può aprire e si intravede all'interno la ruota di scorta, quindi molto molto carina. E poi cosa che mi piace un sacco sono anche queste striature qui, vediamo che ha come una sorta di sporco sul tettuccio bianco qui sul cofano davanti, ma anche sui laterali, sulle fiancate della macchina, sembra proprio una macchina vissuta, una macchina usata. E mi piace anche tantissimo il fatto che le ruote abbiano anche le coppe originali della Ford Anglia, quindi davvero perfetta, la trovo davvero molto molto bella. Anche i fari sono tutti presenti, dei colori giusti, quelli sul retro sono rossi, davanti sono trasparenti, abbiamo tutte le cromature, è davvero fatta molto molto bene, io ve la straconsiglio. Io l'avevo vista su eBay, costava circa 40 euro, mentre invece l'ho trovata su Amazon a 30 euro con Prime. Quindi devo dire che comunque li vale tutti, è un prodotto fatto davvero molto molto bene, mi piace davvero tantissimo, volendo inclusa anche la piccola action figure di Harry Potter, che però a me non piace particolarmente, non piace più di tanto, infatti l'ho lasciata nella scatola, non l'ho neanche rimossa dalla scatola, perché io volevo la macchina, una Ford Anglia da mettere nella mia mensola, ragazzi, finalmente l'ho trovata, sono davvero molto molto soddisfatto. Mi piace il colore, mi piace la forma, mi piace la fedeltà col modello reale della macchina, perché alcune Ford Anglia giocattolo di Harry Potter non sono neanche tanto fedeli con i colori, con la forma, con lo stile, con le ruote, mentre questa la trovo davvero super super perfetta. Quindi, qualora foste in cerca di una Ford Anglia da aggiungere alla vostra collezione, ragazzi, vi consiglio assolutamente questa e vi lascio il link in info box. Bene, detto questo ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se la conoscevate, se l'avevate già. Io quando l'ho vista sono davvero impazzito e sono riuscito a scovarla appunto su Amazon. Voglio sapere il vostro parere, quindi fatemi sapere sotto nei commenti. Detto questo, come al solito vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare, condividere il video con i vostri amici e naturalmente ragazzi noi ci vediamo prestissimo con tanti altri video e seguitemi su Instagram antonio.seria. Ci vediamo alla prossima, ciao!